Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Allora, prima domanda, quanto è cambiata la tua vita da quando sei sindaco? Da 1 a 100, 200. Non ho più una dimensione privata. Ti rimane, no, a parte scherzi, ti rimane un po' di tempo per la vita privata? Niente, niente. Assolutamente no. Io quest'anno, dopo 3 anni e 4 mesi, ho fatto la prima settimana di vacanza completa da quando sono diventato sindaco. Una settimana, e perché fosse completa sono partito in aereo, sono andato a Dubrovnik, dove sono montato su una barcavela con un amico e ho riportato la barcavela fino a Spalato, in modo che ero irraggiungibile. Questa è una cosa che un po' ti condiziona, insomma, una scelta che avevi messo in preventivo? Ma oppure... non in questa misura, se devo essere sincero, siccome avevo già vissuto un'esperienza amministrativa, come tu sai, con l'ingegner Lucherini ormai quasi 18 anni fa, insomma, molto tempo fa, e però l'avevo vissuta in un momento diverso innanzitutto, e soprattutto non da sindaco ma da assessore, che è una cosa completamente diversa. E allora l'impegno che io avevo dedicato, eppure avevo fatto un buon servizio alla collettività, credo, non mi aveva impegnato così tanto, cioè le vacanze rimanevano tali, lo spazio per la famiglia rimaneva tale, e quindi non avevo avuto tutti i problemi di, diciamo, relazionarmi con i miei cari che ho avuto in questo periodo. Della serie, io per vedere il mio figliolo sono costretto a chiedergli di alzarsi un quarto d'ora prima la mattina per far colazione insieme, in modo che si riesca a scambiarsi le nostre cose, a parlare, sai, lui è, ormai è grande, ma insomma un confronto gli fa sempre comodo, devo dire che fa comodo anche a me, e a pranzo non ci si vede mai e a cena non ci si vede quasi mai, perché io anche la sera a cena sono impegnato con manifestazioni le più disparate in città, che ovviamente mi fa piacere di presenziarci, ma mi distolgono completamente dalla vita familiare, quindi insomma questa è la cosa che mi pesa più di tutti. Però negli ultimi anni... Non mi pesa la fatica, il lavoro. Questo sei sempre stato un gran lavoratore. Questo quindi non mi spaventa sempre... quello, non mi spaventano ovviamente, anzi mi gratificano i rapporti con i cittadini, anche quando qualche volta ci sono le critiche, perché le critiche le intendo sempre come critiche costruttive, cioè che mi fanno vedere che esiste un problema e in qualche maniera mi fanno da monitoraggio attivo su tutta la città, quindi va bene tutto. I rapporti con la giunta sono ottimi, i rapporti con i miei sindaci, colleghi di qualsiasi estrazione politica sono altrettanto buoni, ottimi. Ecco, mi manca il tempo per me stesso, quindi per le mie passioni, non volo più, tanto tempo che non faccio un'ora di volo. Però te hai ricordato l'esperienza precedente, quella con... in garage da un anno, col tagliando fatto pronto a partire, ai, ai, ai. Non ci ho fatto manco un chilometro, però insomma, va bene. E dicevo, hai ricordato l'esperienza precedente, quella di Lucherini, sì. Sono già passati 18 anni, insomma il tempo passa, il tempo vola, però ultimamente concordi con il fatto che fare il sindaco è diventato molto più difficile dal punto di vista burocratico e di responsabilità soprattutto? Assolutamente, è cambiato un po' tanto, nel senso che le deleghe in capo ai sindaci sono diventate sempre di più. Contemporaneamente si sono smorzate le responsabilità e le presenze di altri soggetti istituzionali nelle città, per cui, come dico sempre io, il sindaco è il primo baluardo istituzionale che il cittadino trova sulla sua strada quando esce di casa, e quindi al sindaco si riferisce un po' per tutte le questioni di, diciamo, comune vita vissuta, e il cittadino chiede al sindaco anche per cose sulle quali il sindaco non c'entra nulla.
una signora tempo fa mi ha chiesto, dice: sindaco, a casa mia non si vede tanto bene le tue, che fare qualcosa. Dico: signora, mi dispiace per lei, ma io posso fare niente. Lo dica a Teletruria. Faccio un esempio estremizzato, ma esiste, insomma. È una tragedia. Assolutamente. Non vedete Teletruria non è una tragedia, ma insomma, va bene, dai. Comunque, vabbè. Succede anche questo. Allora, diciamo che ecco, l'impatto qual è stato tre anni, più di tre anni fa? Perché insomma anche da questo l'impatto punto di vista. L'impatto iniziale è che però permane. È di grande gioia per ricoprire questo ruolo, avere l'onore di essere il primo cittadino di una città come Arezzo, che è la mia città, quindi questo è un fatto positivo che è stato, che è, che rimane e che sarà fino a fine mandato. Dall'altro questa difficoltà a riuscire a parare, come si suol dire, tutti gli argomenti che mi si propongono. Ho una giunta molto attiva che mi solleva ovviamente di tante responsabilità no, ma di tanti impegni diretti, però poi alla fine il sindaco è quello che copre tutti e quindi io ho un po' anche la necessità di non verificare tutto quello che fanno i miei colleghi assessori, ma di esserne messo a conoscenza sì, quindi diciamo che sono molto, molto impegnato nel leggere documenti, nel seguire processi, nel monitorare l'andamento di varie procedure per far sì che si mantengano i tempi come dire, necessari per dare una risposta utile al cittadino, perché molto spesso il comune rischia di dare la risposta giusta ma in tempi sbagliati, quindi di darla quando ormai non serve più, e questa è una cosa da evitare assolutamente, perché la risorsa umana e la risorsa materiale per risolvere i problemi ai cittadini viene messa in campo, se poi arriva tardi e non è più utile è francamente imbarazzante. Ecco, è un periodo di grandissima crisi dal punto di vista politico, di qualità dei politici. Te ti sei presentato con una lista civica, sì. E poi è stato non solo questo, ma anche questo un po' il segreto del tuo successo. Però, insomma, hai avuto un grande padre che faceva parte di una classe politica, insomma, che aveva dei valori, aveva una grande cultura, insomma, tuo padre... Vabbè, era un modo di far politica completamente diverso da quello di oggi. Sicuramente la statura morale, ma anche lo spessore politico di 50 anni fa, di 40 anni fa, era diverso da quello di oggi. C'era sicuramente più tempo per esaminare i pochi problemi che si ponevano nella politica, pochi ma pesantissimi. Però c'era il modo e il tempo di affrontarli, di studiarli, di convincersi delle soluzioni e di proporle nelle assemblee elettive. Mio padre è stato per tanti anni consigliere comunale del Movimento Sociale Italiano e ha sempre combattuto per la sua città. Però io me lo ricordo perché con lui mi sono confrontato tante volte, c'era una possibilità di confronto, io dico con me, insomma con le altre generazioni, ma anche con gli avversari politici, che oggi tutto sommato manca, perché oggi sono diventati di più i problemi, diciamo anche che sono forse un po' più complessi perché c'è tutto un apparato burocratico, amministrativo e diciamo giurisprudenziale che li rende complessi, non difficili ma complessi, ma soprattutto c'è questo sistema di comunicare delle persone attraverso internet, attraverso lo smartphone, con WhatsApp, con i messaggi, con Facebook, che rende tutto più immediato, quindi il tempo per poter valutare le cose diciamo in maniera ponderata non ce n'è tanto, e questo rende estremamente più sfidante anche il compito di chi fa politica, e lo rende per certi versi anche più vulnerabile, perché la notizia data su un social diventa la risposta data alla totalità dei presenti su quel social, e questo comporta il fatto che la parola sbagliata ha conseguenze spesso catastrofiche. Ecco, te in una intervista di inizio anno, mi sembra, ti lasciasti andare un po' ad una considerazione, non so se forse era un momento di crisi, non lo so, dicesti non so se mi ricandiderò, ma era un momento come tanti altri, io ne feci oggetto di considerazione, se non ricordo male, con la Concita De Gregorio quando mi intervistò. Sì, sì. Beh, io tutto sommato sono rimasto di quell'idea, nel senso che io ho un obiettivo che è il 2020, riconsegnare agli aretini una città diversa e migliore
rispetto a quella che ho ereditato nel 2015. A quel punto il mandato che mi è stato affidato si sarà concluso. A quel punto vedremo. Vedremo qual è il quadro politico di riferimento in quel momento, e non lo possiamo sapere perché i cambiamenti avvengono con una velocità elevatissima, quindi io non so che cosa ci sarà nel 2020. Tutto sommato sono stato eletto da una lista civica e da una compagine elettiva di centrodestra, che non so se si potrà riproporre come tale nel 2020. Le cose stanno cambiando in maniera molto vorticosa. E badate bene che quando io ho rilasciato quell'intervista non era all'orizzonte ancora il panorama politico che abbiamo oggi, con Lega e 5 Stelle al governo e Forza Italia e Fratelli d'Italia all'opposizione. Quindi in realtà evidentemente sono stato, come dire, un po' premonitore di quello che sarebbe poi diventato il panorama politico incerto. Quindi la mia non è un'incertezza per la mia capacità di poter rifare il sindaco un'altra volta, la mia è un'incertezza che deriva da un quadro politico di riferimento al fatto cambiato, e tutto sommato anche da quello che ruota un po' intorno alla politica, e quindi la capacità di un amministratore di poter dare risposte. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Dona Cattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Che cosa, qual è l'obiettivo da qui al 2020? Insomma, mancano meno di 2 anni alle elezioni, quindi due anni. Mancano un anno e mezzo. Sì, 2 anni, anzi un anno e mezzo dal punto di vista strettamente politico-amministrativo, diciamo che sono un attimo. Sono un baleno. Ma e allora, io mi aspetto di riuscire a portare a termine quei progetti che, diciamo, mi hanno già visto coinvolto nei primi anni di mandato, e cioè sostanzialmente quelli di creare una corretta economia di crescita della nostra città, basata, fondata sul turismo, che a sua volta si basa e si fonda sulla crescita culturale della città e sulla proposizione sul mercato del turismo di una città d'arte. Tutta l'energia, tutte le risorse spese per creare eventi, per creare occasioni legate al mondo della produzione artistica deriva da questo, cioè dal fatto di creare occasioni per richiamare turisti in città, magari dietro un evento di musica classica, magari dietro un'opera lirica, oppure una mostra di un grande scultore o di un grande pittore, e una volta che sono qui si rendono conto della bellezza di questa città, di quali capitali in termini di patrimonio culturale essa abbia, e quindi per farne oggetto di ritorno e quindi di permanenza e quindi di spesa nella nostra città, è quello che può produrre veramente il reddito maggiore. Questo sapendo bene che comunque la nostra eccellenza manifatturiera è comunque una attività sulla quale l'amministrazione sa che esiste e in qualche maniera cerca anche di produrne una veicolazione all'esterno. Però compenetriamo Arezzo Città dell'Oro con Arezzo Città della Musica. Carducci disse che bastava Arezzo alla gloria d'Italia, certo. Però qualche aretino forse di questa bella frase importante pronunciata da Carducci forse non ha fatto il buon uso. No, secondo me. Beh, insomma, l'altra cosa che sta dietro a questa, chiamiamola pure rinascita, da questa atmosfera nuova che si respira in città, è il fatto che, non dico che rinasce, ma si consolida e forse in qualche misura anche rinasce, l'orgoglio di essere aretini. Alla fine la operazione fatta per il salvataggio dell'Arezzo, che mi ha consentito in una settimana di mettere insieme 380.000 euro e che mi ha visto impegnato in prima persona,
non sarebbe stata possibile in una città ripiegata su se stessa, non sarebbe stata possibile se non ci fosse stato veramente l'orgoglio amaranto, direbbe qualcuno, ma io dico l'orgoglio aretino, degli aretini che a tutti i livelli si sono frugati in tasca per salvare un simbolo, perché alla fine la squadra di calcio è il simbolo della nostra città, il cavallino rampante campeggia anche nella maglia d'Arezzo. È stata la prima volta che Arezzo veramente ha fatto quadrato, ha fatto tutta insieme quadrato, vero, a tutti i livelli, politico, amministrativo, sportivo, a livello dei tifosi. Ognuno ha fatto la sua parte, devo dire che io sono stato inizialmente molto criticato per questa attività che ho messo in campo per il reperimento di risorse per salvare l'Arezzo nel momento in cui c'era da pagare il debito sportivo. Ma ho sentito il dovere di farlo perché sono il primo cittadino e quindi devo in qualche maniera salvaguardare, preservare e cercare di mantenere vivi i simboli della città. La squadra di calcio, nonostante che giochi solo in Serie C, perché l'Arezzo come città secondo me si merita di meglio, era uno dei simboli da salvare e quindi rientrava pienamente nei miei doveri di sindaco. Ecco, questo hai toccato un punto particolarmente critico, no? Nonostante questa città sia stata ed è tuttora importantissima dal punto di vista imprenditoriale, economico, ecco, non ha mai avuto una grossa eccellenza a livello sportivo. Come mai? Non c'è mai stato un... forse il ciclismo, ecco, negli anni 80 ci sono state queste due... Però ora non è completamente vero, perché in quelli che a volte vengono considerati sport minori delle eccellenze ci sono state, ci sono, mi auguro che ci saranno. Io ricordo la ginnastica artistica, ricordo la ginnastica ritmica femminile, ricordo il pattinaggio. Insomma, ci sono dei campi nei quali gli aretini comunque eccellono. Magari non negli sport maggiori, questo può succedere, può capitare. E può capitare in una città nella quale evidentemente l'ambiente economico prevalente non riconosce nei simboli sportivi un qualche cosa che possa produrre un vantaggio anche da un punto di vista promozionale. Ecco, forse il problema può essere questo. Però alla fine, infatti, la società è fallita già due volte, insomma, sarebbe stato il terzo fallimento. E poi, insomma, il fegato grosso ci hanno fatto venire i nostri cugini di Siena, che hanno fatto sette campionati in Serie A, insomma, con tanta roba. Poi, per non parlare del basket, insomma, io parlo di calcio, basket, ci hanno fatto veramente. Avevano un motore economico spaventosamente forte come è il Monte dei Paschi. Monte dei Paschi, attenzione, io ho sostenuto che l'analogia tra Arezzo e Siena per le due banche, una delle quali ha subito una fine tragica perché è stata azzerata, che è Banca Etruria, l'altra che ha avuto un grossissimo dissesto, che è Monte dei Paschi, e che è stata salvata grazie all'impegno del governo che ha messo denaro degli italiani per salvare il Monte dei Paschi. Attenzione, ha fatto bene, perché il terzo gruppo bancario italiano non avrebbe potuto permettersi né un default né un azzeramento, ma in realtà il contributo di queste due banche nelle rispettive città è molto diverso, nel senso che Banca Etruria è stata, e spero è già in parte, UbiBanca ne sta sostituendo il ruolo, una banca del territorio, nel senso che è una banca che supporta l'imprenditoria locale per crescere, e quindi è fondamentale, è essenziale. Senza una banca del territorio non si riesce a far crescere il contesto economico locale, ma lì si ferma, cioè la banca del territorio lavora sul corpo imprenditoriale. Ben diverso è Monte dei Paschi. Monte dei Paschi lavora su tutta la città, non solo sull'imprenditoria, lavora sul singolo cittadino, perché fornisce risorse alle amministrazioni comunali, fornisce risorse a tutti i soggetti che hanno non solo un interesse economico ma una vita sociale attiva. Questo significa decine e decine di milioni sparsi sul territorio, che hanno comportato un benessere diffuso a Siena in maniera sicuramente maggiore che non ad Arezzo, ma del quale i senesi hanno sentito molto più la mancanza di quanto non l'abbiamo sentita noi con l'azzeramento di Banca Etruria. Quindi alla fine a noi è andata male. Ai senesi non è andata malissimo, ma è andata male più a loro che a noi, secondo me. Ecco, in qualcosa ci hanno copiato, perché
anche lì è caduto. Detto un sindaco di centrodestra, quindi va copiato. Alla fine. No, se, ora, siamo poi, ora poi fanno la terza edizione straordinaria del Palio, dopo che noi si è fatto la terza edizione della Lancia. Ma molto diverse le due cose, ovviamente, perché la Lancia d'oro che io ho voluto, cioè che la città ha voluto dedicare all'anno della misericordia, l'anno santo, indetto in maniera diciamo, improvvisa, in attesa da Papa Francesco, è una vera edizione straordinaria. Cioè la straordinarietà sta nel fatto che l'evento non era prevedibile, è giunto inaspettato, è di grande rilevanza, la città ci si riconosce per onorarlo. Indice una giostra straordinaria, mi riferisco al Saracino, e quindi la giostra della misericordia. Ben diverso è il fatto della terzo palio dedicato al centesimo anniversario della fine della Grande Guerra, che è un evento che sappiamo da 100 anni, quindi non ha nulla di imprevedibile, non ha nulla di inatteso, e quindi la caratteristica di straordinarietà risiede solo nell'importanza del fatto. Comunque fanno bene a correrla, se potrò andrò a vederlo, perché sono un appassionato di palio, nel senso che mi piace, e vedremo. Allora, parliamo di passioni, sì. Te l'hai accennato all'inizio di questa intervista, hai tante passioni, ne cito alcune: la moto, l'aereo e poi anche la barca, vera, insomma, la barca vera. Ti lamenti ovviamente perché non trovi il tempo per... Non le posso praticare. Che poi fra l'altro mi raccontassi te ancora... diversi anni fa, ancora non eri sindaco, che avevi fatto quel meraviglioso viaggio in Patagonia con la moto. Lo rifarei domattina se potessi. Viaggio bellissimo che mi ha fatto vedere un continente che conoscevo solo superficialmente, vivendolo giorno per giorno con una motocicletta lungo le loro strade sterrate e arrivando fino alla città più a sud del mondo, che sta proprio davanti all'Antartide, che è Ushuaia. Un viaggio fatto con alcuni conoscenti che poi sono diventati veramente amici strettissimi, con i quali ci ritrovavamo spesso per fare viaggi in moto al giro per l'Europa. Tra l'altro un altro grande bellissimo viaggio che ho fatto qualche anno dopo è stato da Arezzo per arrivare all'isola di Man a vedere il Tourist Trophy, che è un'altra grande avventura motociclistica. Non tanto per il viaggio che si fa, perché sì, va bene, tra andata e ritorno ci ho fatto 5.000 km, ma per quello che si trova poi all'isola di Man, cioè questo circuito. Una cosa incredibile. Cioè è una settimana nella quale convivono tre grandi passioni, che sono la moto, il rock and roll e la birra. Con moderazione. Però hanno una tradizione gli inglesi di amore viscerale per la moto. Sì, io ci sono stato. Sì, ma sembra un po' è arrivata anche da noi. No, e la cosa buffa è che quando tu arrivi ti metti in coda per montare sul traghetto che ti porta poi all'isola di Man, ci saranno migliaia di motociclette in coda, arriviamo più o meno tutti insieme. Come ti levi il casco? Vedi tutta gente o senza capelli o con capelli bianchi, perché la stragrande maggioranza di loro, di noi, ha una certa età. Cioè la passione, la passione per la moto è una passione antica, che ora si è trasmessa anche alle nuove generazioni, però alla fine nasce tanti anni fa. E non è... Cioè... In parte è una moda, ma insomma è in parte un'esigenza di spostamento, ma la stragrande maggioranza delle persone hanno veramente la passione grande, l'amore per la moto. Insomma, qualcuno ha scritto che quattro ruote spostano le persone, due ruote muovono l'anima. È vero. Che è una grande verità. Vero. E poi c'è la barca a vela e poi sei un aviatore. La passione per staccare l'ombra da terra, che è una delle cose più belle. In effetti, se non avessi fatto il sindaco, sicuramente mi sarei dedicato sempre di più a questa passione del volo, che poi per me è passione, proprio a me piace volare, nel senso che sì, è bello spostarsi, fare un viaggio, andare in un posto diverso e andarci con l'aeroplano, ma poi in realtà quello che a me piace è proprio volare, nel senso di stare per aria. E questa è una sensazione che può avere anche un passeggero, ma ecco, uno che si porta il suo aeroplano e che lo vive in tutti i momenti, nel senso che lo vivi anche quando sei in hangar e fai una manutenzione, lo vivi quando vai a portarlo a uno specialista per fare un lavoro che non puoi fare te, fa di te alla fine non tanto un pilota ma proprio un aviatore, che è una cosa profondamente diversa.
E poi la barca a vela. La barca a vela, vabbè. Barca vela, da tanti anni che ci vado. E quest'anno l'hai accennato, insomma. E quest'anno mi è riuscito di ripraticarlo nuovamente. E beh, insomma, la vita molte volte ci prende, ci condiziona e forse, insomma, lasciamo indietro delle cose che per le quali veramente vale la pena vivere, insomma. Sì, però voglio dire, questa mia è una passione, anche quella di fare politica, di fare il sindaco in questo momento, quindi quello che non riesco a fare a livello di passioni personali non è che mi lascia annoiato a leggere un libro su una spiaggia, ecco, voglio dire. Quindi va benissimo, va benissimo. Certo, ora c'è un livello di responsabilità molto elevato, perché da una scelta sbagliata di un sindaco di una città di 100.000 abitanti possono derivare disservizi, disagi per tanti cittadini, e questa è la cosa, diciamo, più pesante di tutte, cioè sapere che quello che fai vale per tanti. E quindi è bello per certi versi, ma è anche molto, cioè, ti fa capire quanto sia importante la figura del sindaco alla fine. Ecco, una domanda che faccio spesso ai miei interlocutori che salgono a bordo nel finale dell'intervista, è questa, che riguarda un po' la lettura, insomma. L'Italia è un paese dove si legge poco, però insomma è sempre un bel piacere, insomma, prendere un libro in mano. Allora, l'ultimo libro sul comodino del sindaco. Allora, quello attuale me l'ha regalato da poco mio fratello ed è, ora non mi ricordo il titolo, ma insomma è un libro scritto da Walter Bonatti quando ha scalato il Gascebrum IV. Che è una montagna che non supera gli 8.000 metri, è di 7.980 metri, ne mancano 20 per arrivare a 8.000, ma una montagna molto complicata che lui ha scalato nel 1958. Sono anche ovviamente un grande appassionato di montagne, e queste imprese di questi uomini che hanno scalato l'impossibile mi ha sempre affascinato. Tra l'altro Walter Bonatti è poi una persona particolare in questo panorama, perché è colui che non è arrivato in cima al K2, ma ha contribuito a quella conquista, anche se sul suo operato ci sono state tante polemiche che lui poi alla fine ha chiarito in un libro che ho letto, anche quello scritto precedentemente. Quindi insomma, ecco, oggi sto leggendo quello. Prima di questo avevo finito tre settimane fa Alta Finanza di Ken Follett. Ah, Ken Follett. Ken Follett ho letto quasi tutto, che mi piace. Bello impegnativo, insomma. Ken Follett. No, Ken Follett è un libro, cioè scrive libri importanti, ma alla fine sono romanzi. Sono romanzi, ora c'è tutta la serie storica, la trilogia, che ha parlato di periodi storici veri, particolari, sui quali lui poi ha intessuto storie, no? Più o meno romanzate, ma insomma, però è uno scrittore che a me piace tanto. Poi io leggo tipicamente Grisham, cioè mi piacciono i narratori americani, dico la verità. Mi piacciono anche gli italiani, mi piace tantissimo Calvino, che, di cui ho letto tutto, e ogni tanto rileggo. Grande ci maestro. Sono dei libri di Calvino che rileggo per il piacere di leggere le storie di Calvino, ma soprattutto l'italiano di Calvino. Io sono innamorato di come scrive Calvino. E poi, vabbè, i libri verità, i libri di documento, cerco di leggere il più possibile, ora oggettivamente non tanto quanto prima, ma insomma continuo a leggere. Mi ricordo alle elementari, ai miei tempi, quindi tanti tantissimi anni fa, mi facevano leggere Calvino, insomma, li facevano iniziare dalle fiabe. Ma io ho letto alle elementari, se non ricordo male, alle elementari la prima volta Il Barone Rampante, e poi l'ho riletto altre due volte perché è un libro, secondo me, simbolo. L'ho letto in momenti particolari della vita. Forse è venuto il momento di leggere una quarta volta. Dai, è sempre un piacere. Grazie. Bene, Alessandro. Grazie a te. Grazie mille. Di avermi riportato a casa. Lady Car,
unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattin 17, Arezzo. Venite a trovarci.